Oggi la scienza e la tecnica avanzano senza però un sufficiente supporto del pensiero filosofico, soprattutto metafisico. Si studia molto la percezione, la struttura del nostro cervello, i nostri comportamenti e l'approccio che abbiamo verso la realtà. Alcuni stanno orientandosi verso un soggettivismo estremo, come mai era successo nella storia del pensiero umano. Si vuol dimostrare che tutto ciò che esiste ed accade è solo un fatto mentale. Per chi non ha una solida formazione di base metafisica su cui poggiare questa visione soggettivista, appare molto logica ed incontestabile. Si afferma che tutto ciò che percepiamo è un'elaborazione della nostra mente. Vediamo, tocchiamo, annusiamo, ascoltiamo e gustiamo con il cervello, il quale attraverso i sensi capta gli stimoli esterni ed interni e li decodifica, interpretando quello che denominiamo il reale, con l'intenzione di dimostrare così che ciò che diciamo realtà è solo soggettività. Procedendo con questo tipo di ragionamento e rimanendo sul piano della dimensione materialista, è difficile da parte di un interlocutore critico porre in essere un feedback contraddittorio. In effetti, nessuno può contestare che la realtà che ci circonda è un'interpretazione del cervello, dotato di un suo sistema complesso. Persino il nostro corpo viene semplicemente percepito come una struttura illusoria, così il cervello. E siccome non si vuole ammettere che la trascendenza è il punto di arrivo di una sana metafisica, allora si ricorre ad una possibile spiegazione molto strana. Noi siamo determinati da una mente qualitativamente assai superiore, la quale attraverso un super elaboratore dematerializzato al massimo ha creato la nostra esistenza che sta continuamente rielaborando, quasi come un ingegnosissimo gioco virtuale. Ci lascia l'illusione della libertà di scelta, si diverte a porci innanzi tutte le varianti esistenziali, ci pone ostacoli, controversie, eccetera. Insomma, questa teoria ci vuol far credere che il nostro centro di percezione mentale poggia su un complicatissimo sistema di percezioni illusorio, per cui si rischia un'ulteriore visione estrema. L'altro non esiste in sé come persona, perché è un'illusione indotta, per cui tutto il nostro agire è completamente inutile, perché tutto sarebbe determinato da questo demiurgo digitale. Una tale visione della realtà potrebbe indurre al rifiuto di questa vita illusoria fino al suicidio. Non c'è la possibilità di un contraddittorio convincente sul piano orizzontale, ma il pensiero metafisico potrebbe aiutarci a scoprire le contraddizioni di questa teoria. Innanzitutto può esserci d'aiuto il principio di causa-effetto, per cui se si ammette l'esistenza di questo perverso demiurgo digitale, dovremmo a rigor di logica chiederci chi ne è il suo autore e l'autore del suo autore all'infinito. Si cade in una forma moderna di manicheismo assoluto, per cui il mondo sarebbe dominato dal principio del male, proprio perché dobbiamo ammettere che ogni forma di inganno è un male. Ma nella realtà noi constatiamo che spesso l'amore prevale sull'egoismo e che i suoi sani principi hanno sempre consentito all'umanità di riprendere il proprio cammino evolutivo. Ma anche questo è in qualche modo contestabile da chi si barrica dietro la sindrome di Matrix, perché potrebbe obiettare che tutti gli eventi, anche quelli che pensiamo legati a certi valori positivi, sono determinati da questa supermente che gioca sulla nostra disavventura esistenziale. Ed allora bisogna procedere alla luce della logica metafisica per smascherare la pericolosità di questa visione del mondo. La scienza, condizionata dalla ricerca quantistica, è propensa ad ammettere che tutto è energia, anche la materia. Ma la mente elabora ciò che percepisce e gli eventi esterni accadono anche senza la propria volontà. Constatazione questa molto rilevante per porre in crisi tutte le tesi neoidealiste che pretendono di spiegare e convincerci che la nostra attività creatrice è illimitata. C'è una parte di verità in quello che asseriscono, ma è annebbiato dall'errore e la materia ha i suoi limiti. I Vangeli e la dottrina della Chiesa orientano per l'oggettività del mondo che vediamo. Oggi il concetto di oggettività è in continua evoluzione, ma ammettere che siamo il frutto di un demiurgo digitale significa sminuire il concetto del Dio Padre tanto caro alla predicazione di Gesù, il quale afferma che Dio è amore onnipotente e si cura dell'uomo e di tutto il creato.
Per questo si fa uomo affinché ogni uomo, seguendo il suo esempio, venga gradualmente divinizzato. Se l'uomo fosse solo un inganno, Cristo lo avrebbe annunciato solennemente, ed invece guarisce ogni forma di malattia, caccia i demoni, domina la stessa natura con prodigi, fonda la sua chiesa e chiede a tutti di diventare suoi fedeli seguaci per essere liberati dall'illusione del peccato. Al termine della sua vita, in agonia sulla croce, dice al ladrone pentito: «Oggi tu sarai con me in paradiso». Poi risorge e porta con sé tutti i giusti. Nell'altra dimensione, quindi, egli attende ognuno di noi affinché possiamo contemplare e lodare colui che ci ha voluto esistenti, perché è l'autentica via, verità e vita.